Una straordinaria Gioia Virtus firma l'impresa, ribalta la Vibonese e terza forza del campionato, centra così il nono risultato utile di file e vola al nono posto in classifica. I giallorossi di Francesco Di Gaetano non concedono sconti nemmeno alla squadra guidata da Boucher, con i gol di Di Piedi e del solito Longo, che si prende anche la licenza di fallire un calcio di rigore in pieno recupero, si portano a più 11 sulla zona playout. I barcellonesi ci provano subito con Ferigno, che di testa manda a lato il corner di Longo, e poi con la botta da fuori di Ordoñez, che trova un super Del Bello a negargli la gioia del gol, con l'estremo rossoblu che dice di no anche ai tentativi successivi di Trombino, Della Guardia e Ferigno. La Vibonese però non sta a guardare, al primo vero tentativo passa in vantaggio grazie a Gaeta, che aggancia il cross dalla sinistra di Malare e da pochi passi spedisce alle spalle di Staropoli il pallone che porta avanti il rossoblu. Immediata comunque la reazione dell'Igia Virtus, con Longo che costringe ancora ad un super intervento il portiere, ma sul ribaltamento di fronte la Vibonese avrebbe la chance per il raddoppio. Terranova però, con Staropoli fuori dai pali, non c'entra lo specchio della porta. Poi l'11 di casa torna a spingere dopo la botta di Calafiore, che si perde alta non di molto. L'Igia Virtus acciuffa il pareggio quando Di Piedi al minuto 38 gira in rete di testa il cross di Ferigno, facendo esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Gol con tanto di dedica speciale per il classe 2003, che firma così il suo terzo sigillo in campionato. Locali che prima dell'intervallo la potrebbero ribaltare, ma Trombino da posizione centrale manda sul fondo il servizio di Calafiore. Nella ripresa giallorossi ancora in avanti e vicini al vantaggio con la conclusione di Ferigno, che si perde alla destra di Del Bello. Passano pochi minuti e dall'altra parte la Vibonese a mettere brividi ai barcellonesi con la zuccata di Favetta, che sfiora la traversa. Ma nel finale l'Igia Virtus spinge alla ricerca del gol vittoria, e così, dopo averlo fallito con Trombino, che da pochi passi calcia in bocca al portiere il cross di Ordoñez, i giallorossi assestano il colpo letale al minuto 83, quando il solito Longo, con una conclusione a giro, infila sul palo più lontano il pallone che vale di fatto il 2-1 per i suoi e la gioia dei tifosi igeani, mentre per Longo si tratta della 12ª rete in campionato. Locali che al minuto 93 conquistano anche un calcio di rigore per il fallo di mano in area di Baldan, ma dal dischetto Longo si fa ipnotizzare dal portiere, che respinge. Igia Virtus sale in classifica, quota 38 punti, mentre la Vibonese rimane a 60 in terza posizione.